Pubblicato nel 1605 nella raccolta Gradualia, l'Ave Verum di William Byrd è stato a lungo uno dei pezzi più amati dell'autore. Capolavoro di apparente semplicità, si sviluppa omofonicamente per quasi tutta la sua durata, in un passo meditativo che riflette le parole. Il discorso ritmico non è solo seguito, ma esplorato, con sottili e contenuti sincopi su parole e frasi chiave, immolatum, perforatum, fluxit. La gestione della triplice invocazione è in parte ispirata al gregoriano, specialmente nella tensione che gradualmente si insinua mentre le voci salgono verso il verso O Jesu. La supplica conclusiva Miserere Mei che segue è probabilmente un tocco personale, perché non c'è corrispondenza nel testo liturgico. Seguirà O Salutaris Ostia di Monsignor Valentino Miserax Grau. A lui va riconosciuto il merito di essere riuscito a proporre di nuovo, pur rimanendo saldamente ancorato alla più genuina tradizione polifonica romana. La sua feconda vena di compositore ha notevolmente arricchito il repertorio liturgico basicale di mottetti, salmi, messe, rispondenti alle nuove esigenze della liturgia riformata del Vaticano II. Concluderemo con il corale Adoramus te Christe di Domenico Bartolucci, tratto dall'oratorio La Passione, le sette parole di Cristo, per soli, coro e orchestra. Il brano è struggente e ruota quasi interamente sui toni gravi di tutte le voci, quasi a preannunciare l'imminente dramma della morte. L'unico picco è individuabile nell'intervento della voce di tenore, dapprima nella frase «Quia per Santam», «Quinti in Redemisti Mundum», cui fanno eco tutte le altre, che sfumano verso il finale, mentre ancora il tenore rimarca e sottolinea la stessa frase «Redemisti Mundum», la salvezza del mondo.